molte volte riapre dopo 63 giorni di chiusura, grazie anche all'aiuto dei cittadini, no? Sì, grazie soprattutto all'aiuto dei cittadini, senza i quali non saremmo mai riusciti a riaprire questo posto, perché è stata un'onda veramente incredibile di affetto, di solidarietà concreta. Solo dopo 5 giorni dall'incendio abbiamo raggiunto la cifra necessaria per riaprire, che era stata già stimata in 120.000 euro e che sembrava assolutamente inarrivabile e lontana dalle nostre possibilità, ma sono state quasi 1.600 le persone che concretamente hanno voluto sostenerci e che con piccole, medie e grandi donazioni hanno reso questa impresa possibile. Oggi siamo pronti a ripartire e siamo insieme alle 35 persone con le quali lavoriamo e che per fortuna non hanno perso il loro posto di lavoro. La comunità artistica si stringe attorno a Molti Volti in questo momento di gioia, come si è stretta attorno a tutte le persone di Molti Volti quando c'è stato l'incendio e abbiamo saputo di questa tristissima notizia. E quindi concretamente ho voluto coinvolgere alcuni artisti e artiste a donare un'opera a Molti Volti, un intervento site specific, e quindi si è creata questa sorta di piccola squadra. Alcuni interventi sono presenti e altri li mostreremo strada facendo. Sarà anche un'occasione per di volta in volta inaugurare le opere. Un restyling in progress. È un restyling in progress, saranno fatti degli interventi strada facendo, anche questo diventa un momento importante di condivisione sia con la comunità artistica che con tutta la città. Questa mostra fotografica si chiama 20 Volti, è un omaggio che io, appunto Giovanni Franco, che con Marcello Troisi, Salvo Gravano e Igor Petix abbiamo fatto per la riapertura di Molti Volti, che come sappiamo nei mesi scorsi è stato semidistrutto da un incendio. Per questa grande festa di riapertura di questo locale abbiamo donato queste 20 foto, da qui il titolo 20 Volti. Le mie sono delle foto che riguardano una manifestazione, non una di meno, che si è svolta a Bologna. Altre sono momenti di quartiere qua che hanno fatto sia Salvo Gravano che Marcello Troisi. E Igor Petix ha fatto uno spaccato di volti, immagini dei migranti durante le fasi degli sbarchi. Queste immagini sono già presenti tutte oppure qualcuna deve essere ancora... Queste immagini già sono esposte quasi tutte, ne mancano 4. Che saranno esposte adesso, vediamo, nei prossimi giorni, nelle prossime ore.